In molti la scorsa estate, me compresa, sono completamente impazziti dopo la visione di Stranger Things, la serie che rievoca le ambientazioni anni 80 con i protagonisti tredicenni adorabili in bici. Dopo la fine della prima serie ci siamo chiesti soprattutto quando avremmo potuto di nuovo giocare a Dungeons & Dragons con loro. Ora è ufficiale, Will e compagnia cantante, parola dei creatori, ovvero quei geniacci dei fratelli Duffer, torneranno e hanno intenzione di creare una serie che abbia una fine coerente. Una cosa di senso compiuto, non a cavolo di cane, che non sia proprio come quegli show che poi esauriscono la benzina e perdono interesse. Per loro è meglio concludere all'apice della forma e mi trovano d'accordissimo. A questo proposito, Stranger Things potrebbe durare 4 o 5 stagioni, anche se ovviamente non c'è nulla di sicuro, ma conservando la qualità e soprattutto la narrazione di senso compiuto. Vi sembra poco? Per tutte le boiate che stiamo vedendo ultimamente? Io la farei finire anche prima, perché 4-5 stagioni, che cosa ti vuoi inventare di più? Nel frattempo possiamo goderci il trailer della seconda stagione, in arrivo il 31 ottobre, sempre su Netflix, che devo dire ci svela più cose. Con il meraviglioso Andrea ci siamo sbizzarriti a cercare di capire come potrebbe andare la serie e cosa si nasconde soprattutto dietro alcune scene del trailer. Eccovi le nostre 5 teorie sul nuovo mostro che aleggerà a Dawkins. Tutto ruoterà intorno a Will, che tornato dal sottosopra sembra non essere più lo stesso, come abbiamo già visto nella prima serie. L'enorme mostro che appare fuori casa sua e che riempie il cielo, in realtà cos'è? La prima possibilità è che il ragazzo l'abbia già visto nel sottosopra. In effetti i disegni che ha sulla scrivania sembrano raffigurare proprio lo stesso identico mostro. Forse li ha disegnati proprio Will ricordando qualcosa che non sa ancora spiegare ma che era presente nel sottosopra? In fondo noi non sappiamo nulla della sua esperienza dall'altra parte, o se abbia fatto addirittura la conoscenza di qualcosa ancora più spaventoso. La seconda teoria è che il mostro sia la regina. Ci siamo fatti un po' ispirare da Alien, lo devo dire, lo ammetto. Però potremmo azzardare che il mostro visto nel trailer sia la regina, ovviamente della stessa razza del Demogorgone, solo in grado di procreare e colmare il nostro mondo con tanti piccoli mostriciattoli. In effetti, se ci pensate, quando Hooper e Joyce vanno nel sottosopra, vedono un sacco di uova sospette, che non siano pronte a schiudersi? La terza ipotesi è Tessa Lydra, che è un mostro facente parte del Dungeons & Dragons. La sua apparizione è proprio nel primo episodio di Stranger Things, come avversario da sconfiggere durante la battaglia. L'aspetto del mostro visto nel trailer ne ricorda un pochino l'idea. Ed inoltre nel trailer scorgiamo, dietro i disegni di Will, alcune pagine del manuale di un gioco. Forse niente che Will è andato a farsi qualche ricerca? La quarta ipotesi è che probabilmente potrebbe essere tutto un sogno. Potrebbe essere tutta una visione di Will? Un sogno, una premonizione? O magari qualcosa di simile? Oppure è semplicemente qualcosa che devono tentare di scongiurare i ragazzini durante la seconda stagione? In effetti la coltre rossa di nebbia sullo sfondo ricorda qualcosa di molto onirico. Magari Will ha semplicemente delle allucinazioni dovute alla sua esperienza. Chissà. La quinta estrema ipotesi è che Will sia il mostro. Se è vero che tutto viene un po' ispirato da Dungeons & Dragons, le regole di quel particolare mondo vedono cambiare piano piano i personaggi, diventano meschini e assuefatti alle forze oscure. Perché Will sta indagando? Che sia cambiato, che sente il richiamo di qualche forza dal sottosopra? Potremmo scoprire che il mostro del trailer magari è legato proprio a lui, così come il Demogorgone sembrava legato a doppio filo proprio con 11. Oppure potrebbe costituire una vera e propria estensione o trasfigurazione del ragazzino, oppure che Will possa essere proprio la porta con il sottosopra. Ma queste, signori miei, sono soltanto ipotesi. Tutto ci verrà svelato il 31 ottobre quando avremo a disposizione la seconda stagione di Stranger Things. Nel frattempo, quale ipotesi vi sembra la più papabile? Fatemi sapere cosa ne pensate coi commenti qui sotto e mi raccomando, ricordatevi di seguire sempre Screen Week per essere aggiornati sul mondo del cinema. Noi ci vediamo al prossimo frame. Ciao!